Quindi questa è la settimana giusta. Questa, sicura al 100%. L'annunciano. È fatta. Cioè, oggi, magari domani o mercoledì al massimo. È fatta, eh? Ok, perfetto. Aspetto. Aspetto qui. Va bene. Aspetto. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in un modo adatto a tutta la famiglia. Oggi parleremo di un leak riguardante un gioco molto atteso per Nintendo Switch, della perdita di alcune importanti esclusive da parte di Sony e Microsoft e di Palworld, il Pokémon per adulti, ma non solo. Prima di iniziare, come al solito, sapete cosa dovete fare. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i prossimi video. E seguitemi anche su tutti gli altri social, in particolare Instagram. Poi, se proprio volete essere dei real poracci, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro potrete ammirare i memini in HD. E iniziamo la settimana con una bella notizia, perché finalmente abbiamo aggiornamenti riguardanti Sports Story, il seguito di Golf Story. Sports Story è un titolo che attendo spasmodicamente dal suo annuncio risalente a dicembre 2019. È passata una vita da quell'Indie World, eppure le informazioni a riguardo di questo divertente RPG sono state praticamente nulle. Fortunatamente gli sviluppatori hanno rotto il silenzio e Sidebar Games ha pubblicato un aggiornamento su Twitter per rassicurare la fanbase. La lavorazione di Sports Story sembra a buon punto e presto ci saranno interessanti novità a riguardo. È stata condivisa anche una foto di gioco, il che fa ben sperare nella presenza di Sports Story all'interno del Direct della prossima settimana. Speriamo che queste tre ingrani nel migliore dei modi per Sidebar Games e la sua nuova fatica. Decisamente più triste è la notizia dell'allontanamento di Yuji Naka da Square Enix. Il leggendario game designer, ex capo del Sonic Team e capo programmatore della trilogia originale di Sonic, ha reso pubbliche le sue dimissioni avvenute lo scorso aprile. Probabile che il motivo dietro a questa separazione sia il pessimo risultato, sia in termini di pubblico che di critica, ottenuto con Balan Wonderworld, produzione che avrebbe dovuto rilanciare Naka nel mondo del game design. Purtroppo così non è andata e anzi, il 55enne, dopo questa brutta esperienza, starebbe addirittura pensando al pensionamento. Speriamo che in futuro gli venga data di nuovo la possibilità di esprimere il suo estro nel migliore dei modi possibili. Per chi aspetta da tempo invece il ritorno di Sam Fisher e di Splinter Cell, potrebbero esserci interessanti novità. Su Twitter è stato leakato un progetto ancora segreto di Ubisoft, che probabilmente sarebbe dovuto essere svelato durante l'Ubisoft Forward previsto per questo sabato. Secondo le indiscrezioni, il titolo per ora nominato Project Battlecat sarebbe un FPS PvP dalle meccaniche simili a quelle di un hero shooter, basato sulla fusione di diverse saghe appartenenti all'universo narrativo di Tom Clancy, quindi Splinter Cell, Ghost Recon e The Division. Le immagini trafugate suggeriscono possa trattarsi di un free to play, decisione che andrebbe a inserirsi nelle recenti dichiarazioni di Ubisoft nel volersi concentrare particolarmente sui giochi a supporto continuo. A voi piacerebbe un ritorno del genere? Passiamo ora alle notizie del giorno, ma rimaniamo sempre nel territorio dei leak. Questa volta è il turno di un gioco attesissimo dall'utenza Switch, ovvero Shin Megami Tensei 5. Ma ad aver fatto trapelare le informazioni riservate sarebbe stata la stessa Atlus. Come riporta il sito Persona Central, il portale ufficiale giapponese del gioco sarebbe stato aggiornato per sbaglio in preparazione per il Direct del 15 giugno. Per ben 15 minuti il sito avrebbe mostrato informazioni relative al quinto capitolo della popolare saga di JRPG finora sconosciuta al pubblico, indicando quindi la probabile presenza del titolo all'interno della presentazione di Nintendo dedicata all'E3 2021. Si sapeva già che Shin Megami Tensei 5 avrebbe goduto di un'uscita in contemporanea mondiale, ma a quanto pare la data è fissata per l'11 novembre, o probabilmente qualche giorno dopo all'infuori del Giappone, esattamente una settimana prima di Pokémon Diamante e Perla. Che sia questa la lineup su cui Nintendo vuole puntare per le vacanze di Natale? Oltre a questo, il sito ha fornito anche le prime informazioni sulla trama del gioco. Il mondo desertico che si intravedeva nel primo trailer si chiama Dahat ed è un regno popolato da dei e demoni. Il protagonista, uno studente che vive una vita ordinaria, si ritrova catapultato in questo mondo dove si fonde con un uomo misterioso, trasformandosi così in un Naobino, un essere proibito, divenendo parte attiva di un conflitto tra forze
forze del bene e del male. Il gioco, almeno per il Giappone, riceverà anche una limited edition che sarà venduta a 14.800 yen, che sono più di 100 euro. Voi cosa ne pensate, poracci? Siete felici che Shin Megami Tensei 5 sia uno dei titoli di punta delle vacanze natalizie di Nintendo? Passiamo ora invece dalle parti della concorrenza, perché sono in atto degli stravolgimenti importanti riguardanti le line-up di PlayStation 5 e Xbox Series X. Alcuni titoli, finora esclusivi, stanno facendo la loro comparsa sulle console rivali, appiattendo così sempre di più la differenza tra i due hardware. Si parte da The Medium, thriller dalle tinte horror ad opera di Bloober Team, che era stato un po' il vanto dei possessori di Series X, che è stata aggiunta al database dell'ESRB anche nella versione PS5. Questo significa che molto probabilmente, avendo già ricevuto la certificazione dell'ente, questa versione verrà annunciata a breve per uscire poi nel corso dell'anno in edizione fisica sia su hardware Sony che Microsoft. C'è da dire che The Medium è sempre stata indicata come esclusiva temporale, quindi non sorprende più di tanto questo passaggio anche su altri sistemi. Movimento inverso invece per Oddworld Soulstorm, che avendo ricevuto la stessa certificazione da parte del ESRB, sarebbe pronto per approdare su Xbox. Il gioco fino ad ora è stato un'esclusiva Sony, tanto che nel mese di aprile, quando è uscito sul mercato, è stato offerto come gioco gratuito per gli abbonati del PlayStation Plus. E chissà che prima o poi non finisca anche all'interno del Game Pass. E a proposito di Game Pass, il buon Jeff Grubb avrebbe sganciato una bella indiscrezione. Secondo l'insider, Microsoft sarebbe pronta ad ufficializzare la presenza di Scarlet Nexus all'interno del suo servizio in abbonamento a partire già dal day one. Il gioco è prossimo all'uscita, ma secondo il giornalista, questi accordi relativi al pass vengono fatti sempre a ridosso dell'uscita e i consumatori vengono a scoprirli poco dopo che sono stipulati. Insomma, vedere Scarlet Nexus sul pass potrebbe essere un'altra mossa vincente per Microsoft. Non so quanti sarebbero disposti a spendere 70 e passa euro per questa produzione next gen, nonostante la demo abbia convinto un po' tutti quanti. Insomma, tra esclusive temporali e passaggi all'interno dei cataloghi dei servizi in abbonamento, diventa sempre più labile la distinzione tra le varie piattaforme, ma soprattutto, quanti di voi comprano ancora al day one a prezzo pieno? E chiudiamo con l'annuncio di un gioco che mi ha letteralmente esteso. Molto spesso le produzioni Nintendo diventano dei veri e propri punti di riferimento per opere minori che tentano di replicare la magia dei titoli della grande N. A volte si tratta di ispirazioni estetiche, come quella di Genshin Impact, altre volte di rielaborazioni di gameplay consolidati come in Temtem. E poi c'è Palworld, che porta tutto quanto su un altro livello. La stagione delle tre si è infatti aperta con l'Indie Live Expo, un evento dove sono state presentate oltre 300 produzioni ad opera di team minori. Tra queste a spiccare c'è sicuramente stata Palworld. Bastano pochi secondi per capire quanto pedissequamente gli sviluppatori di Pocket Pair abbiano seguito le impronte tracciate dal brand Pokémon nel design delle creature che popolano il mondo di gioco, ma è nel gameplay che il titolo prende una svolta a dir poco inaspettata. Il gioco è una sorta di survival game che unisce diverse tipologie di gameplay, proponendo elementi di crafting, hunting, gestionali e anche combattimenti in tempo reale con armi da fuoco. In tutto questo, i PAL potranno essere utilizzati come veri e propri schiavi per raggiungere i propri obiettivi, venendo costretti a lavorare nei campi o magari utilizzati come lavoratori sottopagati nelle catene di montaggio dell'industria bellica. Non è abbastanza? Beh, a quanto pare i simpatici mostri saranno immuni alle pallottole, il che li renderà degli scudi umani perfetti con cui pararsi dalla pioggia di proiettili che i nemici indirizzeranno all'avatar del giocatore. Inutile dire che il trailer ha generato indignazione un po' ovunque, ma di sicuro gli sviluppatori, che già erano riusciti a far parlare di sé con Craftopia, che ricorda appena un altro gioco, hanno saputo di nuovo catturare l'attenzione di un grande numero di appassionati. Il gioco è previsto per un generico 2022 su Steam. Voi, poracci, cosa ne pensate di Palworld? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e come al solito vi aspetto nei commenti per discutere di tutto quello di cui abbiamo parlato. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Poropal, Michele Tensei, ciao! Ci siamo.
fatta. Ma sicura? Ok.